Cominciamo adesso due video con tantissime novità da Profumix. Arriva. Ecchime. Allora. Cominciamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere. Allora, partiamo subito da Jay Shant, che è uscita con 5 novità. Questo brand sono giapponese, uscite. Sono uscite 5 novità. E allora, a me piace in particolar modo, soprattutto anche per questa stagione, Honey and Lemon, che è questo qua. Sì, hai ragione. Giusto per questo. Secondo me è adattissimo, ha un'apertura con limone, arancio e pesca, rosa e gelsomino nel cuore, musco e legno di sandalo e miele nel fondo. Sembra proprio quando vi fate il tè alla sera, limone, ci mettete un bel cucchiaino di miele. Però secondo me sì. Senti che buono che sta venendo fuori. Proprio perché secondo me lo sento più estivo, sa tipo di... sai che li fanno 50.000 gusti tè freddi anche. Certo. Perché non sa, cioè non ha un sentore del tè caldo. Senti com'è limonoso. Sì, sì, beh, sicuramente... Il limone, però in mente quando fai quelle tisane, quei tè con che c'è un po' di limone, magari ce lo metti te il limone e il miele. Però è molto naturale, diciamo, nello stile del brand. Poi possiamo... Allora, questo qua deve essere un gelsomino, esatto. Questo si chiama Hydrangea. La nota principale è il gelsomino, quindi comunque è un floreale, apre con violetta e foglie verdi, giacinto, gelsomino, rosa, iris e mughetto, legno di cedro e muschio. È un gelsomino secondo me un po' indolico, un po' puzzolino, sì, esatto. Però dopo arriva tipo, senti com'è arrivato tipo l'iris, violetta o robe così. Sì. No, è molto, comunque sono profumi ben fatti. Il brand è bello il brand, proprio, sì, qui esatto. Diciamo di un brand proprio. Poi qua Agarwood, che è uno un po' più nelle mie corde, diciamo, l'unico forse un po' più puzzolente, massimi termini, più rude. Qua abbiamo, cos'è? Peel d'arancio? Peel orange, forse è la peel quando, sì, forse la buccia. Non lo so. Poi cannella, legno di cedro, ventivene, legno di sandalo, ambra, muschio e patchouli. Questi va a sentimento. Sì, comunque sono 5 fragranze, tutte veramente gradevoli. Anche questa palla di neroli, bergamotto, mandarino, sentiamola. Che magari... senti com'è fresca. Questi mi sono arrivati ieri, quindi proprio nuovi. Allora con gli agrumati sono proprio bravi. Sì. Oh, questo, bergamotto, menta... Foglie verdi, gelsomino, lily, iris, lotus, bellissimo. Li stiamo scoprendo insieme a voi. Sì, perché ieri pomeriggio... sono freschi, menta. Freschi, appena covati. Anche questa sembra... sembra... la granita, la menta! Esatto. Non è la menta, ecco, il primo profumo che sento in vita mia che ha la menta dentro, che non sa di menta fogliolina, sì, ma di menta sciroppo proprio. Sì. Sì, sì, no, buonissimo. Buonissimo, questo mi piace tantissimo. Sì, sì, proprio è vero, lo sciroppo alla menta, è balsamico qua. Ho scritto HAKKA. Sì. Poi me lo chiedete. Ok, questi Jay Shant. Poi andiamo avanti con, ecco, questo è forse uno dei brand del momento. È il mio brand questo. Nectar Olfactive, questo brand, sono 4 fragranze, sono grossi da tenere tutti e 4, non ci riesco. Se vuoi un aiuto da casa. Allora, è un brand francese e dove le cui fragranze sono incentrate sul mondo delle api, quindi praticamente in tutte le referenze, le 4 referenze, abbiamo qualcosa che c'entra con delle api, che può essere il miele, la cera d'api, il polline, tutta quella roba lì. E a me personalmente piace molto Supreme Nectar, ambra, mandorla, fiore di mandorlo, miele, note cremose, legno di sandalo, muschio, patchouli e vaniglia. Spruzzare. Prego. Sono veramente dei profumoni. Questo è un altro, sono i miei. Vabbè, sono tutti. Ma sono anche buono. Allora, tra l'altro hanno un pack bellissimo. Chiaro che tutto va a gusti, però bottiglia di vetro pieno, bella pesa, gialla, in una confezione che adesso non ho preso da farvi vedere, verde, che ci sta da Dio, giallo e verde. E
sono degli estratti da 100 ml a 180 euro, che secondo me è un ottimo prezzo per essere un estratto. Questo è squisito, è proprio tutto, sono... tutto intorno alla mandorla. Sì. Subito sa tipo di vero tipo no, pasta di mandorle. Sì. Esatto, bravo. Veramente eccezionale. Il più fresco è Toal de Bali, che ha, se non erro, allora parte con bergamotto, mandarino, fresia, giglio, miele, legno di sandalo vegetale e muschio. Questo direi che sia il più fresco. Se volete una fragranza comunque dolce con una venatura un po' più fresca per questa stagione. Poi quello che piace alla Cream, Meliponia, Vanille Bourbon, legno di cashmere, ambra. Meliponi, vaniglia bourbon, legno di cashmere, ambra nel cuore, cristalli di ambra, zucchero di vaniglia nel fondo. Anche questo è buonissimo. So che è una vaniglia, ma questo è l'esatto profumo dello zucchero a vero. Sì, è buonissimo. È buonissimo, sì. Lascia sono una... veramente tutti buoni. Poi l'ultimo Secret d'Unil. Anche questo con qualche nota più fresca, però sempre dolce, perché abbiamo bergamotto, arancia amara, mandorla amara in testa, albero di arancio, nero di mandorla tostata e miele nel cuore, vaniglia, zucchero a velo, cidro e muschi nel fondo. Questo è quello un po' più... Comunque ragazzi, sono tutti buoni, qua qualsiasi... Vinile, un po' più qualsiasi sensuale. Peschiate, non sbagliate. Ma sì, questi secondo quattro... me. Cioè, secondo se me, volete mettere via i soldi, sono da comprare tutti e quattro. Esatto. Il caso è chiuso. Altro gourmandone veramente impressionante. Ci siamo ragazzi, ci siamo. Sbattete via Erbolario, sbattete via tutto. Sì, anche di Essendurg. Ci siamo. Questo è il vero pistacchio. Sì. Bront di Chatu. Questo è il profumo che io abbia mai sentito che sa più di pistacchio. E in quelli che vendo ci metto in mezzo quello dei Matti, ci metto in mezzo di Essendurg, Erbolare non lo sentivo. Sono tutti buoni, però questo cioè, qua è veramente però non sono quello che il pistacchio. È il pistacchio. Sì. E io conosco proprio bene anche il pistacchio di Bronte. È buonissimo. Sembra il gelato al pistacchio. Questo è il gelato. Non è eccessivamente dolce, perché il pistacchio, comunque anche il gelato di pistacchio di Bronte, quello vero che io l'ho mangiato, non è dolcissimo, però arriva anche la nota, senti che buono. No, cioè pure quel, non so se avete presente che il pistacchio ha quella, cioè il pistacchio a me ha sempre saputo tipo di un incrocio tra mandorla e nocciola, come sì, infatti è proprio, è quell'odore lì, c'è un po' odore sì, mandorlato, sì, una sì, roba perfetta. Probabilmente doveva arrivare in siciliano a fare un profumo perfetto al pistacchio. Il pistacchio di Bronte è anche famoso. L'altra fragranza nuova, allora questo a differenza della vecchia linea che erano degli Eau de Parfum, questi sono degli extrait da 100 ml. E l'altra fragranza nuova, sempre di Chatu, si chiama Cola Pesce. Allora, Cola Pesce, non so cosa ci sia dentro, però a primo impatto... Non c'è pesce. No. Vi posso dire, non so neanche dove derivi il nome, non so nulla di... Io lo sento un po' saponoso, un pochino sul genere che magari conoscete di più, Alesco Pazzo di Pazzaglia. Secondo me è un po' il genere barbe, un sì, po' questi generi un po'... Molto saponoso. Che mi piace tanto, un po' quegli odori che vengono fuori dai barbershop, no? Molto potente. Molto perché, potente, sì, quindi... È veramente strong. Ok. Andiamo avanti, e allora parliamo di un altro nuovo brand che ho insomma da una ventina di giorni, Room 1015, ne abbiamo battezzati due. Allora, Wave Child, non ho fatto neanche in tempo ad averli in negozio, ho fatto una storia, me l'hanno ordinato subito e il distributore è rimasto senza. Allora, Wave Child è una sorta di tropicale, quindi un po'. Però no, non so, io ci sento un po' dell'ananas, forse c'è del mango, io ce lo sento, o meno comunque, per darvi l'idea è una sorta di Summer Hammer di Pazzaglia, che rimane diciamo il punto di riferimento, con qualche nota di cremina solare, secondo me invece è Summer Hammer, sì, un po' Summer, con la nota di cocomero, okay. Io sento cocomero, che te devo dire, beh, ci sta, comunque è veramente buono. E
altro è il best seller della linea, rimane comunque Cherry Punk, che vabbè, ormai lo conosciamo tutti. Sì, c'è anche addirittura il Next 3 che io ho già finito, questa è l'edizione dei Parfum, forse uno dei più bei profumi alla ciliegia riusciti, sì, tutti quelli diciamo usciti, perché sono usciti veramente tanti l'anno scorso, molto gradevole. E la cosa bella di questo brand è che veramente ha un prezzo abbordabilissimo, perché ci sono i 50 ml a 90 euro e i 100 ml a 140, che secondo me li rendono tra i più economici sul mercato. Si avvicinano i prezzi del commerciale quasi. Sì, dei 100 ml a 140 io praticamente non esistono più, difficilissimo da trovare. E andiamo avanti. Parliamo del un altro gourmand, un gourmandone anzi direi, che vi sta piacendo tantissimo, sì, stanno veramente a ruba, è la crema pasticcera dei Matti. E cosa dire, sa veramente di crema pasticcera. Non c'è tantissimo da dire, no, di questo profumo. È una crema pasticcera con questa nota un po' limonosa, quindi quando trovate la scorzetta, quando mandate la crema, che trovate la scorzetta in mezzo che vi ha lasciato la mamma o la nonna. Questo è il profumo. Per tutti quelli preoccupati che sanno troppo di limone, tipo nulla di crema di olfattiva, no. Perché proprio appena arriva la nota di limone al naso, arriva insieme una nota di zucchero. Sì, di vanillina. Di vanillina, di zucchero. Sì. Quindi c'è appunto l'aroma limone e l'aroma vaniglia insieme, ma come sta per i fan, te lo Io sono appassionato di crema, cioè anche uno dei miei dolci. Poi, le tre novità di Super Z, che anche questo è un altro dei brand del momento. Allora, abbiamo Endersea, che è questo azzurro, che è un marino. E abbiamo Morocco e Lake Balaton. Sono buonissimi. Sono veramente tutti e tre buoni. Questi allora mi ha fatto innamorare con le menta. Sì, stanno andando veramente tutti di Aruba, di tutti anche le altre referenze. Allora, Endersea, ragazzi, io ho sempre considerato tra i miei marini preferiti ci metto Turquoise di Régalien, che ha questa apertura mega mare, però molto più portabile, molto più dolcino, perché c'è il gelsomino, sì, molto meno capone, esatto, più raffinato. Allora, Turquoise di Régalien, un 50 ml costa 210 eurini, questo qua costa esattamente la metà, sempre 50 ml estratto, 105 euro, ed è praticamente il Turquoise di Régalien. Sono quindi uno dell'altro, senti, anche qui ragazzi, cioè, vabbè, poi dipende dai gusti, ma mi viene da dire di chiudere gli occhi. Uno più buono dell'altro. Poi abbiamo un'altra cosa che mi è piaciuta molto, allora Lake Balaton, anche questo è gradevolissimo. Allora, io guarda che belle le etichette, voi. Sì, sono bellissime, poi hanno anche la bottiglia, il tappo calamita, che io ci gioco, sai, faccio sì, giochini. Quando è nervoso lo mettiamo lì a fare. Allora, Lake Balaton ha una qualche nota alla Baccarat Rouge con delle note tropicali, quindi non è assolutamente una copia, cioè è una mia è sensazione. È alla Baccarat Rouge, esatto, senza nota medicinale. Esatto. E poi arriva al tropicale. Esatto, quindi sparti non è assolutamente una copia, ma è così. E Morocco, l'ultimo, che è quello che conosco meglio. Che è il mio preferito. A posto. Questo qua secondo me c'è... Forse c'è del cocco, non c'è qua del cocco, comunque non lo so, però a me piace tanto perché c'è quella nota lattonica che non è, cioè tipo cremosa. No, sono veramente tutti e tre buoni. Allora, Morocco, che è il tuo preferito, 50 ml estratto, 95 euro. Cioè, veramente. Se volete che ve li tiriamo dietro quando passate di qui, ditelo. Ah, altro brand nuovo. Barum, ne abbiamo scelti due, abbiamo scelto Petro Intense e Poseidon Intense. Allora, queste fragranze sono abbinate, si vendono esclusivamente abbinate all'olio corpo, che è compreso nel prezzo. Quindi abbiamo fragranza da 100 ml spray de parfum e olio corpo da 100 ml. Il tutto per 140 euro, direi. E quindi un prezzo veramente anche qua eccezionale. E il Petro è il mio preferito, è questo, che è questo, esatto, questa me lo spruzzo addosso, che mi piace. Allora, questa fragranza contiene tabacco, fava tonka, direi cacao, sì, note vaniglia, speziate, vaniglia. Esatto, note speziate, frutti seccati, quindi diciamo che sul filone del tabacco vaniglia di Tom Ford, però questo è molto
tabacco vaniglia Tom Ford, però più resinoso, quasi un po' non è proprio il clone, capito? Cioè, sembra quasi ci sia il dattero dentro, esatto. Anche se non lo sento. Molto interessante. Mentre Poseidone, che è il mio preferito. Ok, in Poseidone abbiamo il pepe di Sichuan, il cardamomo, il bergamotto e il nero in tesca, foglie di tabacco, incenso, bacche di ginepro, cuoio, olio di cipriol, fava tonche e muschio. Questo è un po' più classico, forse un po' più maschile. Sì, diciamo che la linea in generale è un po' più maschilotta e sembrano un po' delle fragranze, anche queste Barber in generale. Sì. Poi il Petro, che è questo tabacco maniero, è quello un po' più dolcino, però le altre tre fragranze sono tutte un pochino più maschilotte. E comunque sono molto interessanti, e il fatto che ti regalino l'olio corpo da 100 ml insomma è un plus. Esatto, soprattutto in estate che vi dovete idratare. Non solo a bere, anche nel corpo, perché io già ho capito. Esatto. Poi, allora, stiamo attendendo le tre nuove novità di Bore to Stand Out, che arriveranno, direi, questa settimana. Nel frattempo, però, vi vogliamo parlare oggi di Happy Nuts, che è questo qua. Happy Nuts contiene note di mandorla, pistacchio, rum, vado a memoria. Comunque, tutte note dolci e liquorose, come nello stile del brand, e veramente cioè non è nelle note, perché me la ricordate voi, per me sta di noccioline. Sì, no, non è, avete presente mandorla e pistacchio, come parliamo, esatto, come sì, l'abbinamento mandorla e pistacchio. Poi c'è il rum, c'è la vaniglia. Avete presente quei dolci americani dove usano parecchio il caramello, i liquori e tanto anche tipo il burro di noccioline, così buonissimo. Allora, altro brand che ho inserito, l'ultimo per questo video, quindi rimanete connessi. Non è un brand nuovo sul mercato, però finalmente voi sapete già. Però per me è una novità, ed è Farmacia Santa Novella, Santa Maria Novella, che è, insomma, ho parlato un po', mi hanno spiegato un po' la storia del brand. Il brand sembrerebbe essere il brand più antico al mondo. Loro nascono nel 1221 con questo convento di frati che iniziava a fare gli intrugli per come pomare, così poi sì, erano officinali, così poi adesso non mi ricordo se nel 1400-1600 ci fu la peste a Firenze, loro aprirono questo convento per cercare di curare la gente e divennero fornitori ufficiali della famiglia de' Medici. E quando Caterina de' Medici si sposò con il re francese, adesso non ricordo il nome, e si dovette trasferire in Francia, e la storia dice, perlomeno mi ha raccontato così, che i francesi all'epoca fossero dei gran così, tanto per chiarire, metterò un bip perché e quindi la Caterina, che era preoccupata di questa cosa, si fece fare questi frati, un gingillo che teneva al collo con dentro degli oli essenziali profumati, che così quando lei parlava alla gente lo teneva così sotto il naso, e per insomma, si deodorava. Questi odori, quindi, pare che si pulissero persino con i tendaggi nei palazzi a corte, nella corte di Francia, si pulissero perfetto. Dice doveva essere un odore orrendo, però è vero. Bene, solite immagini che mi regali tu. Stasera andrò a letto sognando questo. Comunque, quando vi dicono che i profumi li hanno inventati i francesi, potete dirgli di andare in quel posto, perché siamo stati noi che li abbiamo portati in Francia, dopodiché magari loro l'hanno sviluppato meglio di noi. Come però il primato è nostro. Vabbè, ma voi che mi seguite questo brand lo conoscete già, perché io ve ne ho parlato anche in cinese, perché ho imparato il cinese apposta, e vabbè, gli ho fatto prendere il melograno perché Allora, anche oggi. Diciamo che qui l'impianto iniziale è di 8 fragranze delle colonie e di 4 degli eau de parfum, dopodiché loro mi hanno detto che producono tipo circa 54 referenze e si possono integrare col tempo. Questa una cosa che vorrei dire, perché so che qualcuno lo chiederà già, hanno leggermente cambiato packaging, perché il packaging, così come quello che ho io, è opaco,
contro la mia volontà, perché a me piaceva tantissimo Paco, ma l'azienda non ha dichiarato riformulazioni di alcun tipo, tranne che quelle obbligatorie, la infra, insomma, che se ti obbligano a levare un ingrediente, sei obbligato. Per me lui è rimasto lo stesso. È un profumo che sa di pulito, me lo grava, per cui me lo grava, sì, è un po' talcato, un po' talcato, un po' di muschio bianco, cioè, sì, a me ricorda, esatto, tantissimo uno dei profumi che io amo di più al mondo, che è lo Chanel numero 5 nella versione vintage senza le note animali, cioè voi ci levate tutte le note animaliche e per me è bello al deidato, bello, è proprio bello questo profumo, è un boh. Proprio... sì, diciamo che è una linea di fragranze classiche ma ben fatte, c'è anche il tabacco, a me piace molto il tabacco toscano, lo sento molto veritiero, molto, sono molto belle da vedere, belle da regalare, ci sono, sì, sono i saponi, abbiamo anche i saponi liquidi per le mani, i saponi bagno schiuma e le creme corpo delle... e abbiamo preso per ora solo la versione con i barattoli di vetro perché è bellissima da regalare o anche da tenere, sì, esposta se uno, certo, la mette insomma in bagno. E nelle fragranze dell'Eau de Parfum da segnalare, a me piace molto Bizzarria, che mi hanno spiegato essere un incrocio praticamente, cioè i De Medici collezionavano, come noi collezioniamo i profumi, loro collezionavano le piante, si facevano mandare da ogni parte del mondo delle piante e in questo caso la Bizzarria dovrebbe essere un incrocio tra il cedro e una sorta di agrume tipo limone, forse proprio il limone, e mi hanno fatto una foto della pianta, praticamente i frutti sono mezzi gialli e mezzi verdi, spaccati, ed è un agrume buonissimo, ricorda un po' un cedro di diamante di Perez ma più intenso. Bene, per oggi allora vi salutiamo, vi ringraziamo, ci vediamo a giorni con la seconda. Ciao a tutti, ciao.